una kill spettacolare, fortissimo. No, ma buongiorno. Allora ragazzi, le vacanze come sono andate? Bene? Siete divertiti? Tutto a posto? Allora, volevo informarvi che quest'anno avremo due nuovi allievi, Simone ed Andrea, e mi raccomando, cercate di inserirli, di farli inserire bene, di accoglierli nel modo giusto, va bene? E questo? Che strano che è. Non deve essere tanto normale. Ma che fa? Caspita, che spinta che gli ha dato. Ma lo abbracciano. Ma come fanno? Oh mio Dio, e questo? Ma dai, ha sputato. Ma che schifo! Sarà scemo forte. E quello? Sì, di certo quello è ancora più scemo che lo abbraccia. A me non deve proprio provarci a toccarmi. Non esiste proprio, piuttosto lo picchio. I giorni passano, i nuovi arrivati cominciano ad ambientarsi. Andrea lega subito con tutti, anche con Flavio. Ha capito le sue difficoltà e non ha problemi a stare vicino a lui. Anzi, gli piace poterlo aiutare. Simone invece ne è terrorizzato. Lo prende in giro, lo deride per le cose strane che fa. Lo imita nei suoni e nei gesti goffi ed impacciati. Quando Flavio gli si avvicina, lui si allontana. E se per caso lo tocca, lui si pulisce come se lo avesse infettato. I compagni lo guardano senza capire. Si chiedono come faccia ad essere così cattivo, a non comprendere le sue difficoltà. Tra tutti il più arrabbiato è Gianluca. Lui vuole fare qualcosa, sa di dover difendere Flavio in qualche modo. E giorno dopo giorno la sua collera aumenta, finché un giorno in palestra. Ehi, ma perché non l'hai presa? Dopo che l'ha toccata Flavio, non ci penso proprio. Basta ragazzi, io non lo sopporto più, mi ha proprio stancato. Come si fa a prendere in giro Flavio e a fargli quelle cattiverie? Ma un cuore ce l'ha. Ma dai Gianluca, vedrai, capirà, diamogli un po' di tempo. Tempo? Ma quale tempo? Io lo voglio picchiare adesso. Flavio no, Flavio non ti tocca, chi lo picchia con me? Ma stai calma, a cosa serve? A chi vuoi picchiare? È sbagliato picchiarlo, lo sai bene. Sì Gianluca, è sbagliato. Ragazzi, dobbiamo far capire a Simone chi è Flavio, che non deve aver paura di lui. Proviamo a parlargli, sono certa che capirà. No, no, prima lo picci e poi vedi se capisci. Ma che deve capire con due calci e due schiaffi che sei arrabbiato? Ma no, gli dobbiamo parlare. Dobbiamo spiegargli che c'è differenza tra Flavio e l'autismo. Devi capire che Flavio non è contagioso e che non deve aver paura di lui. Ragazzi, sta arrivando? Ehi, ma che succede? Perché siete tutti qua? Tranquillo, Simo, vogliamo solo parlarti. Vedi bene poi che qualcuno manca. Ma chi? Ci siete tutti, non manca nessuno. Ecco, visto, nemmeno te ne hai accorto che manca Flavio. Ah sì, quello. Vabbè, ma lui è autistico, no? Che c'entra con noi? Ma come che c'entra con noi? Simone, lui c'entra con noi. Dai, sediamoci, devi provare ad ascoltarci.
Vedi Simone, quando Flavio fa cose brutte, brutte come sputare, noi lo sappiamo perché. Quello è il suo modo di attirare la nostra attenzione. Tu però, tu lo guardi come un appestato e ti allontani. Però in quel momento non è l'autismo che sta allontanando, ma semplicemente Flavio. E quando mi abbraccia, lui si accuccia con quel dito in bocca, mi sembra un bambino piccolo. Io lo abbraccio, lo coccolo, però ti vedo, sai, ti vedo che mi guardi come a pensare, come fai a toccarlo? Ma mica è contagioso, è sempre Flavio. E quando scendiamo in palestra? Già, la palestra, lui è felice di andarci e canta a modo suo. E tu che fai? Tu ridi, Simone, ridi e canticchi come lui. Ma non è dell'autismo che stai ridendo, è sempre e solo di Flavio. Che poi non sei per niente divertente quando lo prendi in giro, Simone. Proprio no, anzi, se vuoi saperlo, sei ridicolo, che lui manco si accorge che lo prendi in giro. Che ridi di lui e magari ride con te perché pensa che sei simpatico. Invece... Ma dai ragazzi, state davvero esagerando, io non sono così. Beh, se siamo tutti qua, qualcosa vorrà dire. Simone, ma stai tranquillo, noi non siamo qua per giudicarti, vogliamo solo aiutarti. Già, siamo qui per questo, per te. Per un momento prova a guardarlo, vedi, è solo un bambino come noi, come te. Lui non sa che è autistico, né no, sa solo che siamo suoi amici, che lo vogliamo bene, non vuole niente da te, non puoi odiare una persona così. Ehi, ma io mica lo odio, è solo che lui è così strano, così diverso, e io pensavo di essere divertente per voi. Ma dai, divertente? È divertente prenderlo in giro. Solo che a noi non diverte. E poi ci rende difficile essere tuo amico, uscire con te, stare con te, tu che insulti chi non si sa difendere. Con chi non ti sa dire smettila, perché fai così? Ma sì, ho capito, ho sbagliato, è solo che non pensavo. Hai sbagliato il modo per essere simpatico. Hai sbagliato a prendere in giro lui. Mamma, quanto mi dà fastidio quando lo tratti così. Ma io non volevo, davvero non pensavo che importasse a qualcuno. A me sì, a me importa. Io te l'avevo picchiato, ma loro mi hanno fermato. Simone, tutti sbagliamo. È che il pregiudizio ci porta a pensare a fare cose sbagliate, perché non le conosciamo. Ma oggi ti abbiamo raccontato chi è Flavio. Ora sta a te, solo a te. Ragazzi, c'è Flavio, andiamo da lui. Dai Simone, vieni anche tu con noi. L'autismo non è contagioso. L'amore, sì.